Raga, per fortuna che siamo a Reggio Emilia, perché altrimenti il video lo dovevo fare in canoa. Prima di cominciare col video, per tutti quelli di voi preoccupati, visto che siamo a Reggio Emilia, quindi Emilia Romagna, quindi siete preoccupati che l'arca di Noè sia già salpata e noi si stia morendo annegati, tranquilli, Reggio Emilia l'unica cosa che ha visto era un po' d'acqua che non le faceva male. Per tutti gli altri che purtroppo stanno sperimentando tutte queste difficoltà, vi possiamo solamente dire che ci dispiace e tenete duro, vedrete che puliranno i fiumi l'anno prossimo. Non lo so, ragazzi, io boh. Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati in questo nuovo incredibile video. Oggi, come potete ammirare, siamo in una nuova location perché parliamo di tasche. Non tasche qualsiasi, ma queste due tasche che da così sembrano uguali, ma in realtà nascondono un antico e spaventoso segreto che andremo a scoprire insieme subito dopo la sigla. Ragazzi, ma non avete visto che in descrizione c'è il link del Monopoly Software Shop, dove potete trovare tutta questa attrezzatura da software, tattica e anche vera, a prezzi incredibili? Dovreste andarlo a controllare, anche perché in descrizione trovate anche il link del mio nuovo canale YouTube, quindi ce n'è anche uno lì, non smetterò di pubblicare video qui, lo farò anche là, andatelo a guardare perché c'è già roba interessante, tipo la recensione di John Wick 4 e la sfida di ricariche di Resident Evil 4, tutto 4. Cerchiamo di capire dunque perché vi sto parlando di due tasche porta tourniquet in questo caso, che come potete vedere non fanno altro che permetterci di portare ovviamente un tourniquet, quindi uno di quei bendaggi che si utilizzano nel caso si venga colpiti o ci sia un'emorragia, per andare a fermarla. Non che vi interessi più di tanto, perché quello che ci interessa non è tanto la tasca, ma il nuovo sistema di aggancio posteriore che Templar's Gear ha messo su queste tasche. Come potete vedere, qui è in plastica. Vedete, è una plastica ovviamente rigida con la sua fettuccina per bloccare la tasca nei passanti molle del tattico e della tasca stessa, mentre qui troviamo il passante normale, come potete vedere, che è quello in cordura tagliata al laser, normale con i suoi agganci tipici Templar Gear, molle da tattico normale. Ho detto normale giusto due o tre volte per farvi capire che questo è il vecchio modello. Cosa c'è quindi di interessante in una tasca porta tourniquet o in altri tipi di tasche che presentano questo nuovo sistema e perché è un'innovazione non da poco? Scopriamoli insieme. Partiamo col dire che questo nuovo sistema ci permette di andare a fissare la tasca al tattico in maniera molto più solida. Quindi lo sballonzolamento della tasca nella sua posizione è praticamente eliminato, perché quando andiamo ad attaccare al nostro tattico, questa non fa quel tipico su e giù che ogni tanto capita, soprattutto quando mettete tasche non originali su plate, non originali, o fate degli strani incroci, e impedisce quindi il wobbling, lo swivel, il movimento dell'attrezzatura e il gingillaggio dei gingilli su il vostro plate carrier. Una critica che ho subito mosso anch'io è che ovviamente, essendo questo in plastica, dobbiamo andare a piegarlo un pochino di più per far sì che vada ad aderire giustamente nei passanti del tattico. Molti si erano preoccupati quando è stata presentata perché avevano paura che questo affare si potesse rompere. Non vi dovete preoccupare, lo vedete che è un pochino più curvo perché Templar's Gear ha proprio pensato questa tasca in modo tale che questo affare possa essere piegato all'inverosimile e non si vada a spaccare. Quindi il punto, questo qui dove viene forzata più la tasca, è sicuro al 100%, non c'è pericolo che a forza di spippolarlo questo si possa rompere. Va da sé che è un sistema molto interessante e che soprattutto per quelli di voi che hanno attrezzatura molto costosa conviene alla grandissima, perché impedisce a suddetta attrezzatura di poter cadere, di muoversi troppo, eccetera eccetera eccetera. Soprattutto per quelli di voi che non usa il solito PMAG da 120 colpi, replica da 10 euro che pesa 20 grammi bagnato, ma magari ha un GBB come posso essere io, o attrezzatura abbastanza costosa, GPS, Garmin, portapallini della Odin, chi ne ha ne metta. Abbiamo sul nostro plate carrier, sul nostro gibernaggio, tante tasche che pesano molto e dobbiamo stare attenti ad evitare che queste possano ovviamente cadere o non siano comode quando andiamo ad operare. Uno degli esempi più lampanti, a mio parere, è con le tasche porta caricatori esausti, le drop down pouch, ovvero queste tasche che andate ad aprire e vi permettono di buttarci dentro un pochino quello che vi pare, dai caricatori esausti a tenere una granata pronta, insomma nel software facciamo un po' quello che ci pare. Quello di cui però io mi sono accorto è che di queste due tasche quella con gli attacchi ovviamente rigidi fosse incredibilmente più stabile, ed essendo questa una di quelle tasche dove la riempite con tanta roba, vari caricatori usati, certe volte oggetti che trovate in giro, caricatori della pistola che pesano un boato,
resto avete bisogno di qualcosa che rimanga solido, non che ogni volta che muovete si muova all'inverosimile. Se questo esempio non vi convince, molti di voi gridano già al gomblotto perché è una dasga che sta attaccata solamente tramite due passanti molle, la maggior parte di essa penzola, non mi sento convinto, vi convincerò con la prossima. Dove hanno da macro? Sì, perché oltre che per i portacaricatori, dove questo sistema è letteralmente essenziale, perché non far muovere questi con i caricatori da pistola in metallo dentro è letteralmente il sogno di chiunque, questo nuovo sistema vi permette veramente di tenerli inchiodati lì, trovo che il tutto splenda ancora di più quando andiamo a prendere in considerazione questa, ovvero una tasca utility. A seconda di quanto giochiate a soft air e da quanto tempo, saprete benissimo che le tasche utility come queste sono comodissime, soprattutto per noi che giochiamo a soft air, torno a ribadirlo, perché ci permettono di andare a mettere al loro interno letteralmente qualunque cosa e tenerla ferma soprattutto. Ecco che ci vengono comode sia per trasportare i pallini, che le batterie, che determinati caricatori, che nel caso il visore notturno, che loading porta pallini che dicevo prima. Insomma, ci si può mettere veramente di tutto, anche banalmente la crema solare, il kit medico, e soprattutto vengono in tutte le forme e dimensioni. Io personalmente trovo che Templars Gear, tra l'altro, sia uno dei migliori produttori punto di questa roba, sia per qualità prezzo che per tutte le altre cose, ma ne parliamo sempre, quindi non mi sto a dilungare, e soprattutto che questo sistema vi permetta di potervele appiccicare addosso e che queste non si stacchino mai. Un ultimo applauso prima di far vedere altre due o tre tasche molto interessanti che sono appena uscite è che, a differenza della cordura, quindi questi passanti in cordura, queste fettuccine che normalmente sono fatte in cordura e qui abbiamo visto che sono fatte con un sistema di polimero plastico, normalmente col tempo si vanno ad allentare. Lo dico da possessore, ripeto, di tasche Templar Gear, di molte tasche Templar Gear, e ho notato che a lungo andare questo genere di sistemi tendono a allentarsi, slabrarsi, cedere alle intemperie. Si può dire slabrarsi su YouTube? Lo scopriremo, immagino. Ad ogni modo, questo sistema ci permette di mantenere la tasca salda, solida e soprattutto duratura nel tempo, perché a differenza della cordura che tende inevitabilmente ad andarsi ad ammorbidire, in questo caso troviamo qualcosa che rimarrà sempre solido così. Forse tra 10.000 anni no, però insomma a lungo andare questa rimarrà sempre solida. Infine, un piccolo premio per essere arrivati fin qui nel video. So che vi piacciono queste cose, quindi vi faccio vedere qualcosa che ho recensito su Instagram. Infatti vi inviterei ad andare a seguire entrambi i profili, perché domande, foto, un sacco di cose divertenti pubblichiamo lassù. Ovvero questa tasca qui, per quelli di voi che non l'hanno ancora vista, è l'Astrolabe, sempre di Templar Gear, sempre col sistema posteriore che vi farò vedere presto e con un sistema molto simpatico, ovvero il poter portare al suo interno un telefono, per ovvi motivi. Infatti è possibile andare a porre all'interno il vostro telefono, tra l'altro ha questo velcro adesivo maschio che potete andare ad attaccare direttamente dietro il telefono. Attenzione, io ho parlato di telefono, ma lì dentro ci potete mettere quello che volete, un MP3, il GPS, un taccuino con delle birre, oppure anche un bel goldone con sopra stampato la faccia di War. Metteteci dentro, insomma, quel cavolo che vi pare, quest'affare è veramente molto interessante, soprattutto grazie agli attacchi nuovi che ha prodotto Clow Gear, che permettono veramente di tenerlo incollato lì e non avere il telefono che vi vola da tutte le parti. Vi dico già di darvi una mossa, perché non hanno fatto in tempo ad arrivarci, che sono stati già venduti, quindi sono rimasti in pochi, buttateci un occhio, quindi date un occhio in descrizione, perché tutti i prodotti, le tasche di cui ho parlato, li trovate lì. Insomma, banda alle ciance, trovo che Templars Gear ormai sia arrivata a dei livelli incredibili e ogni volta che buttano fuori qualcosa di nuovo io mi innamoro. Ecco perché vi consiglierei di andare a dare un'occhiata anche alla recensione dei tattici della Templars Gear che avevo buttato fuori 2 settimane fa, se non sbaglio. Molto interessante, vi dà un'idea su cosa potreste volere in un futuro. Vi ricordo inoltre che, essendo prodotti veri, costicchiano un pochino di più rispetto a quella roba Hatefield che è palesemente finta e vi dura 2 settimane, e che soprattutto per quelli di voi magari che sono all'inizio potete passare a trovarci in negozio e fare finanziamento, quindi potete prendere tutto un tattico completo con tutti i crismi, gli sciacchismi e pagarlo a rate, quindi potete suddividerlo in tanti piccoli pezzettini e pagarlo tranquillamente man mano che il tempo passa, non dovendo sentirvi delle RM, in modo tale da non dover sempre spendere tutto sull'unghia come faccio io, per poi ritrovarvi la sera a infilare la testa nel lavandino pieno di ghiaccio e urlare sott'acqua sperando che i vicini non chiamino la polizia.
insieme al tempo anche io divento sempre più dark, sempre più oscuro. Va bene, direi che possiamo fermarci qui. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link delle cose di cui ho parlato, trovate i link dei nostri Instagram, veniteci a seguire e soprattutto iscrivetevi al mio nuovo canale. Trovate il link in descrizione, si chiama Derksoff, incredibile. Soprattutto perché pubblico tanti video, mi avete dato un supporto incredibile, quindi vi ringrazio veramente tanto, siete dei topini. Nel caso invece aveste ulteriori domande su queste tasche o su altri dei prodotti di cui abbiamo parlato, vi ricordo che potete sempre contattarci tramite il nostro portale Monopoly Software Shop. Trovate l'Instagram, trovate il numero di telefono, trovate il WhatsApp. Non abbiate paura di usarlo. Detto ciò, io vi auguro un buon sabato e una buona domenica, sperando che la vostra zona non sia allagata come l'Emilia-Romagna dove stiamo noi. Ad ogni modo, buon divertimento e come al solito, stay hungry!